Luca, oggi una bella giornata all'Ellastor, a firmare Monaglia stamattina in campo, insomma continua il festeggiamento per un'impresa che è stata davvero importante. Sì, sì, assolutamente, è stata una bella impresa, dai. Diciamo che appunto magari sudata così è brutto da dire, perché è bello insomma guadagnarsela così, però... Forse era meglio, dice, meglio un po' soffrire un po' meno, sì, esatto, però magari, esatto. Quando si vince soffrendo tanto è più bello festeggiare. Esatto, esatto, magari... Esatto, adesso è più bello festeggiarlo per come è andata, però giustamente magari se si faceva meno fatiche, magari mettavamo meno in pensiero i tifosi, era forse meglio, ecco. A questi due mesi finali hai dato una marcia in più alla squadra, insomma assist, gol, è stato anche tanto merito tuo questa promozione? Diciamo che magari ho contribuito come volevo fare da inizio dell'anno, ho fatto più fatica magari appunto all'inizio, però negli ultimi due mesi penso insomma di aver dato, di essere stato d'aiuto alla squadra come appunto magari in tanti speravano, ma in primis speravo io e l'allenatore, ecco. A proposito di allenatore, è importante anche l'apporto, no? La fiducia che ti ha sempre dato, ha sempre dimostrato nei tuoi confronti, ha sempre parlato molto bene di te, credo che questo sia comunque, ti abbia permesso anche di fare un passo in avanti nelle tue prestazioni. Sì, no, no, assolutamente, il fattore mister appunto con Pecchi è stato per me determinante. I primi sei, ripeto, la prima parte purtroppo ho fatto fatica, nonostante lui continuasse a darmi sempre fiducia, ho fatto fatica, però nel momento in cui magari avevo avuto veramente bisogno, insomma, ci sono stato, e questo è diciamo, come posso dire, una liberazione, perché sono riuscito a dar quel qualcosa che serviva al mister, ai compagni e al Verona. Il momento più bello che porterai con te di questa promozione? Ah beh, sicuramente il derby vinto all'ultimo minuto, dove sono contento di aver fatto anche gol appunto in un derby, perché secondo me i derby sono importanti, e poi vincerli e esserne protagonista è ancora qualcosa di più bello, e quindi sicuramente il derby sarà la partita più emozionante, ma allo stesso tempo da infarto, che mi porterò dietro. Vincere è bellissimo, è giusto festeggiare in questo momento, poi c'è la Serie A, un'altra bella sfida. Sì, no, adesso dai, insomma, godiamoci i festeggiamenti, stacchiamo la spina perché ce n'è bisogno, appunto per poi ripartire a luglio con un campionato che sappiamo che sarà non difficile ma di più, ecco.